Ciao, oggi volevo raccontarvi come organizzo il mio calendario editoriale dei social network. L'altra volta vi ho raccontato come organizzavo il calendario editoriale annuale e settimanale per il blog. Magari poi dopo vi metto i link nei commenti. Adesso invece parliamo dei social network. I social network più importanti e più usati alla fine sono tre, praticamente Instagram, Facebook e Twitter. Google Plus io lo uso solo per condividere i post che faccio, perché comunque se non si posiziona bene il post, si posizionerà comunque su Google Plus, quindi qualcuno lo potrà vedere più facilmente. Per quanto riguarda Facebook, ovviamente io ho sia il profilo privato che le pagine. Ho due pagine, una per il sito Supermamme e una per il sito Blog Family. Le cose che si mettono su Facebook sono tre: video, foto e link in ordine di importanza. Quindi io preparo un documento in cui ci scrivo appunto video, foto, link, e lo spunto ogni volta che durante il giorno utilizzo una di queste cose. In genere ne faccio una per tipo, quindi tre, perché poi nemmeno dobbiamo mettere troppe cose, altrimenti poi riempiamo i feed di chi ci segue e possiamo diventare fastidiosi. Ovviamente l'argomento deve essere interessante per il vostro target. E, ad esempio, il lunedì io metto le ricette e quindi sul mio sito metto il link anche della ricetta su Facebook, in modo che chi non mi segue direttamente sul sito può trovare il link all'interno di Facebook e andare a vedere. Oppure metto video come in questo caso fatto da me in diretta, oppure che posso fare. A volte ho delle app in cui metto tante foto insieme di ricette ed esce un video, oppure condivido anche video fatti da altri, perché altrimenti sarebbe davvero impossibile farne uno al giorno. Oddio, anche se Marco Montemagno lo fa. Però forse lui è più bravo, insomma, gli piace. Non a tutti piace fare video, però sicuramente il video è la cosa che funziona di più su Facebook in questo momento. Se proprio non vi piace, potreste anche, per esempio, leggere l'argomento sopra uno slideshow di foto, però insomma, se ci mettete la faccia viene sicuramente meglio. E non vi preoccupate se siete imbarazzate, all'inizio anche io mi vergognavo tantissimo, mi vergogno ancora adesso, però alla fine siamo tra amici, non siamo perfetti, non siamo degli attori che siamo abituati a stare davanti a una videocamera. Poi, oltre ai video, possiamo mettere le foto. Io, ad esempio, metto le foto, su Instagram, a cui ho collegato l'account della pagina Facebook di Blog Family, e quindi le posto automaticamente su tutte e due le cose. Su Instagram metto una sola foto al giorno, c'è anche chi ne mette due o tre, però insomma, ci devono essere un bel po' di cose da condividere, perché poi devono essere foto belle, interessanti. Io le miglioro con Snapseed, che è abbastanza facile da utilizzare ed è gratuito. Comunque ci sono tantissime app per aumentare la luminosità, per dare un filtro uguale a tutte le foto. Poi insomma dovete fare delle prove e vedere. Per quanto riguarda Twitter, adesso è un social network che non è molto usato. Funziona per ciò che riguarda gli eventi, perché mettendo tutti quanti uno stesso hashtag si può seguire l'evento. Poi ovviamente non è come Facebook o Instagram che bisogna mettere solo poche cose. Con Twitter puoi mettere anche tantissimo, non dà fastidio ai tuoi follower. E, vabbè, sono solo 140 caratteri e, ad esempio, io uso Bitly per accorciare il link in modo da avere caratteri in più per scrivere. Funzionano molto bene le GIF e si possono aggiungere anche le foto. Come dicevo, per il momento non è che viene tanto utilizzato, sta in un momento di calo, però ci si aspetta che da un momento all'altro venga venduto, e quindi magari chi lo acquisterà gli darà nuova verve, quindi vale la pena comunque tenerlo ancora in considerazione, non abbandonarlo del tutto. Per
Instagram è il social network che sta andando meglio in questo momento. Se vi piace fare le foto, è sicuramente il canale per voi. È molto importante l'utilizzo degli hashtag. Io ad esempio ho imparato ad utilizzarli grazie a un corso di Dario Vignali, Instagram on Fire. Non costa nemmeno tantissimo, sono 49 euro, e ti insegna quanti ne devi mettere. Sono 30 da mettere nei commenti, però non li mettete tutti nella descrizione perché diventa brutto. Quindi io nella descrizione ne metto 1, 2, 3 in base alla descrizione che sto facendo, il resto li metto nei commenti. Ovviamente devono essere in target con la foto, quindi io, per non ogni volta cercarli di nuovi, mi sono fatta delle note nel cellulare e li tengo divisi per argomento, nel mio caso beauty, travel, mom, insomma le cose, cucina, lifestyle, le cose che io uso di più. Gli hashtag in genere dovrebbero essere divisi tra importanti, medi e piccoli. Voi ve ne accorgete in base a quante persone sono collegate con quell'hashtag, perché se mettete tutti gli hashtag importanti, rischiate che poi la vostra foto non la riesce a vedere nessuno. E poi, per quanto riguarda sia Instagram che Facebook, ci sono degli orari in cui pubblicare. Ad esempio, gli orari migliori dicono che siano quelli in cui ci sono le pause pranzo degli uffici, quindi la pausa caffè alle 10, la pausa pranzo all'1, alle 3 il nuovo il caffè, magari alle 5 prima che le persone se ne vadano a casa. Però io consiglio sempre di controllare i vostri insight, perché quello che è vero per una persona non è vero per tutti, e ci sono delle fasce orarie che possono sembrare strane. Ad esempio, ho delle amiche che sono mamme da poco, mi dicono che i loro insight schizzano alle 6 del mattino, quando ci sono le altre mamme praticamente che stanno allattando insieme a loro. Quindi controllate sempre a che ora c'è il vostro fan club a seguirvi. Poi per esempio su Facebook non avete un link nuovo da condividere, io condivido i post vecchi, però lo scrivo sempre, scrivo un post dal passato o un anno fa, dicevo cose così, così le persone che leggono tutti i miei post non devono rileggersi un post che hanno già visto. Credo più o meno di avervi detto le cose più importanti. Per quanto riguarda Instagram, ci sono sempre un sacco di novità, fanno spesso nuove foto o piccoli stickers da mettere nelle foto, oppure le storie, che come sapete durano solo 24 ore, quindi quello pure può essere un buon modo di iniziare a fare i video se vi vergognate, perché tanto sapete che dopo 24 ore non le vede più nessuno. Le potete anche salvare prima di pubblicarle. E poi c'è chi usa i bot per aumentare i followers. Devo dire che non è una pratica che mi piace tantissimo, perché praticamente il bot fa follow e unfollow alle persone per farmi aumentare i followers, però spesso sono followers che poi alla fine non sono interessati a voi e quindi non servono a niente, perché comunque le aziende sono interessate non solo a quanti followers avete, ma anche all'engagement che queste persone hanno nei vostri confronti. E spero di esservi stata utile, magari ci vediamo anche